via oggi a San Nicolò, la possibilità per le tabaccherie, oggi appunto si presenta a San Nicolò ma poi sarà esteso a tutte le tabaccherie di Teramo, la possibilità di fare i certificati anagrafici all'interno dello stesso esercizio. Il taglio del nastro simbolico in questa tabaccheria a San Nicolò è una scelta della Novares, cioè dell'associazione dei tabaccai e non dell'amministrazione, tant'è che già da domani tutti i tabaccai che hanno aderito a questo progetto, quindi i tabaccai del comune di Teramo, potranno emettere i vari certificati riguardanti l'anagrafe. Questo coinvolgimento con i tabaccai è un modo come un altro, così come stiamo facendo già da lungo periodo, per facilitare i cittadini nell'ottenimento dei propri certificati. Infatti, così come la certificazione online, anche questo progetto serve proprio per evitare che i cittadini vadano all'anagrafe, bensì possano rivolgersi in questo caso al tabaccaio di fiducia, e quindi anche quelle persone che vivono in periferia magari possono, non devono per forza rivolgersi all'anagrafe. Che tipo di certificati quindi potrà fare il cittadino nella tabaccheria? Sì, sono certificati come il certificato di nascita, il certificato di morte, il certificato di esistenza in vita, che è un certificato molto importante soprattutto per tutte quelle persone che magari hanno lavorato all'estero e devono, per questioni di pensione, devono per forza depositarlo, cioè l'INPS lo richiede. Ecco, rimane fuori ovviamente la carta d'identità. Vabbè, la carta d'identità comunque, come più volte detto, non è, cioè, passa per un canale ministeriale, quindi è quasi impossibile, ma anche per la carta d'identità stiamo lavorando per avere... Avremo a breve delle novità. Non ce ne può anticipare qualcosina. No. Mario Ippolito, titolare della tabaccheria qui a San Nicolò, parte questa mattina la sperimentazione proprio nella sua tabaccheria. Come funziona però il sistema? Il sistema funziona, è semplicissimo. Noi ci dobbiamo collegare a una piattaforma chiamata Novares, che è una società della FIT, Federazione Italiana Tabaccai. E chiediamo il documento di identità al cliente, inseriamo i dati e dopodiché viene stampato una liberatoria, un'autocertificazione che il cliente ci deve firmare e dopodiché stampiamo il certificato che richiede. Se è in carta semplice paga 2 euro, se invece è un certificato che viene richiesto il bollo, stampiamo la marca da bollo e attacchiamo al certificato e naturalmente il cliente paga 18 euro. Tutto in pochi minuti, in 2 minuti? Un minuto, tempo massimo un minuto di tempo per il rilascio del certificato.